Sono le ore 9.05 e passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, presente. De Chiara, presente. Giannone, presente. Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, bene, passiamo alla nomina dei scrutatori. Abbiamo 12 presenti. Sono assenti giustificati? Non ne abbiamo? Nessun assente giustificato. Eccolo qui. Il consigliere Stellitano, assente giustificato. Allora, nominiamo i scrutatori odierni, il consigliere Lazzari, la consigliera La Zazzera, il consigliere Ciancio, grazie. Allora, questa è la seconda, credo. Questa sia la seconda. Quindi il primo punto, questa è la seconda. Allora, apriamo l'ordine dei lavori con il primo punto, la proposta di deliberazione per espressione di parere sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Zotta, Angelucci, Coia, Vivarelli, Iorio, Secchia, Donati e Diario. Adozione del regolamento disciplinante il servizio di refezione scolastica nei nidi, nelle sezioni primavera e ponte nelle scuole per l'infanzia statale comunali, primarie e secondarie di primo grado del territorio di Roma Capitale. Relatore? Allora, il consigliere Attilio Giannone chiede una proroga per 30 minuti. Prego, consigliere. Grazie Presidente, diciamo che fino a 30 minuti, visto che comunque l'atto è un po' corposo, volevo assicurarmi di avere il tempo necessario per descriverlo in modo preciso. Dunque, per quanto riguarda quest'atto, questa proposta intanto è stata discussa in Commissione Quinta ed ha ricevuto quindi un parere favorevole, con alcune osservazioni che man mano che descriverò l'atto poi espliciterò. Dunque, l'introduzione di un regolamento che disciplina il servizio di refezione scolastica ha come finalità quella di riportare verso l'organo politico, cioè il Consiglio, la responsabilità di indicare quali regole debbano essere seguite per implementare il servizio stesso. È una cosa che ci trova particolarmente favorevoli perché, così come è successo per il trasporto scolastico, perché ci dà modo come parte politica, quindi a livello, in questo caso a livello comunale, capitolino,
ma anche come parte municipale, di poter, diciamo, delineare quelle che possono essere indicazioni sul funzionamento del servizio stesso. Allora, il regolamento tocca i vari aspetti relativi al funzionamento del servizio di refezione. In particolare li vado a elencare, sono la possibilità quindi di quali possono essere i destinatari del servizio di refezione, quindi lo stabilisce. Il regolamento prevede in questo caso un ampliamento della platea dei destinatari, quindi al personale, diciamo, tutto della scuola, insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, gli operatori AEC che assistono i bambini con disabilità, che siano chiaramente in servizio al momento della somministrazione del pasto. Oggi ricordo che hanno diritto solo gli insegnanti che fanno il turno pomeridiano. La modalità, il regolamento riporta anche la modalità di gestione del servizio, quindi in cui sono previste le due modalità attualmente in essere: la modalità centralizzata, quindi seguita direttamente dal Dipartimento, e la modalità autogestita, che invece è demandata ai dirigenti scolastici, dove si recepisce in questo articolo del regolamento quanto deliberato anche già dalla Giunta Capitolina in osservanza del piano triennale di riequilibrio finanziario di Roma Capitale, secondo cui però la modalità di autogestione terminerà nel 2020, e di ciò ne abbiamo già avuto modo di discutere, in una precedente commissione per espressione di parere sulla delibera che istituiva le nuove linee guida per il prossimo bando di refezione. Per quanto riguarda la durata del servizio, il regolamento stabilisce che, in accordo al calendario scolastico regionale, che è emanato annualmente, tutte le scuole si debbano quindi uniformare, e quindi determina come durata del servizio la durata prevista, quindi l'inizio e la fine stabilite dal calendario scolastico regionale. Ecco, a proposito di questo articolo, noi come Commissione ci siamo espressi con una osservazione, per cui chiediamo, insomma, che venga comunque previsto che il servizio possa essere fornito, attivato già dall'inizio effettivo della scuola, in quanto per l'autonomia scolastica le scuole, quindi i collegi docenti, possono deliberare un avvio anticipato delle lezioni. In questo caso noi vorremmo che il servizio di refezione fosse già messo a disposizione dai primi giorni. Questo cosa significa? Significa che le scuole che adottano il tempo pieno possono andare a regime già dal primo giorno di scuola, chiaramente con un minor aggravio per le famiglie che non si trovano a dover gestire il rientro pomeridiano. Per quanto riguarda l'iscrizione al servizio, il regolamento rimanda a quanto stabilito dal Dipartimento competente. Per la rilevazione delle presenze, il regolamento vi è descritto come esso debba essere portato a termine. In particolare, la rilevazione delle presenze è un elemento base per una corretta ed equa fatturazione, perché in base alla rilevazione effettiva giornaliera, che viene fatto entro le 9:30 del mattino, come attualmente è nel capitolato speciale, l'elemento della rilevazione delle presenze è l'elemento base per l'implementazione di un efficace sistema di controllo relativo, per esempio, alle grammature dei pasti erogati. Anche in merito a questo articolo abbiamo voluto, diciamo, dare importanza a questo elemento, aggiungendo una parola puntuale, e in qualche modo quello che noi vogliamo enfatizzare è che questo elemento della rilevazione è
importante proprio per il controllo. Abbiamo voluto aggiungere un nuovo comma al regolamento in cui, che recita: è fatto obbligo ai municipi conservare la puntuale rilevazione delle presenze giornaliere e le eventuali comunicazioni di variazione menù ai fini del controllo del servizio mensa, proprio perché riteniamo che l'elemento controllo per un servizio che viene dato in appalto esterno sia fondamentale per garantire qualità del servizio stesso. Il regolamento quindi all'articolo 7 descrive la gestione dei menu con specifico dettaglio relativamente alla loro articolazione e variabilità nel tempo, la diversificazione per fasce d'età, i criteri e le modalità per richiedere modifiche giornaliere dei pasti per esigenze naturalmente documentate. No. Sì, ok. Scusate, passo. Si è acceso il video. Si è acceso? Bene, oggi. Bene, riprendo la discussione. Dunque, per quanto riguarda, quindi dicevo, i menu, con specifico dettaglio relativamente alla loro articolazione e variabilità del tempo, diversificazione per fascia di età, i criteri e le modalità per richiedere modifiche giornaliere dei pasti, naturalmente, come dicevo, per esigenze documentate, richieste di diete speciali a seguito di allergie, intolleranza o scelte religiose. Abbiamo voluto comunque specificare all'interno del testo del regolamento quello che oggi dovrebbe essere in essere, cioè che l'articolazione avvenga almeno in 9 settimane. Questo significa dare la possibilità ai ragazzi di avere menu più vari durante l'intero anno scolastico. E chiaramente vorremmo che tutte le comunicazioni di modifica, vorremmo specificare appunto, che venissero in qualche modo preventivamente e celermente comunicate al municipio di competenza. Anche questo è importante per poter implementare un efficiente e soprattutto un efficace sistema di controllo sulla qualità e sulla quantità di quelle che sono le grammature dei pasti che le ditte poi erogano quotidianamente. Il regolamento ne tocca l'aspetto legato anche alla richiesta di diete speciali, molto importante per quanto riguarda particolari esigenze dei nostri ragazzi, e le relative modalità di richieste. Sono previste diete per motivi sanitari, per disturbi transitori, diete a carattere religioso, o la possibilità di richiedere menù vegetariani o vegani. Per ognuno di queste tipologie di diete è indicato quali certificazioni presentare. In particolare, per richiedere una dieta vegana, che è stata introdotta quest'anno rispetto al bando in essere, al capitolato in essere, per richiedere una dieta vegana è necessario produrre comunque una documentazione di presa d'atto del medico curante, che dovrà attestare di essere a conoscenza della somministrazione di tale dieta, essendo questa una dieta povera di proteine. Quindi, insomma, una particolare attenzione alla salute e alla consapevolezza di questa tipologia di dieta. Per quanto riguarda le contribuzioni e le agevolazioni, viene indicato nel regolamento debba avvenire la contribuzione. In particolare, che la determinazione dell'ammontare delle quote contributive avviene fatta annualmente, viene ridefinita annualmente delibera del Consiglio dell'Assemblea Capitolina. Sono previste comunque delle agevolazioni, così come oggi, basate sul valore dell'indicatore dell'ISEE. La novità è che viene prevista anche la possibilità di ottenere una completa esenzione del pagamento della quota contributiva. L'osservazione che noi facciamo a questo articolo è che l'amministrazione, in caso di interruzione del servizio per cause indipendenti dalla volontà degli utenti, riconosca ad essi
lo scorporo di parte di quota contributiva versata dall'utente in misura proporzionale al periodo di servizio non goduto. Questo perché richiediamo che il servizio debba essere pagato per la effettiva, per il suo effettivo utilizzo. Quindi riteniamo importante che l'amministrazione si faccia carico, nel caso in cui non sia in grado di poter offrire il servizio, di restituire parte, riconoscere, diciamo così, una parte della quota contributiva versata dalle famiglie. Per quanto riguarda la modalità di pagamento delle quote, il regolamento fa propri i principi e gli obblighi della dematerializzazione della pubblica amministrazione, quindi come indicazione è quella di ridurre l'utilizzo della carta. È una cosa che abbiamo apprezzato molto. Attualmente il sistema MESIS, o meglio il sistema, la procedura di pagamento prevede al suo interno l'invio automatico indiscriminato nel senso senza un criterio predefinito, l'invio di bollettini cartacei. Anche alle persone che normalmente ormai è sempre più abitudine pagare a mezzo bonifico bancario per banca internet, per esempio. E quindi anche in questo caso diciamo, gli utenti oggi ricevono il bollettino chiaramente senza alcuna necessità di utilizzarlo. Noi quindi apprezziamo molto l'attenzione che i proponenti hanno dato a questo aspetto, che significa centinaia di migliaia di bollettini in meno e di carta in meno, quindi un'attenzione all'aspetto ecologico. Sono previsti casi anche di esenzioni totali, anche per le situazioni particolari di disagio sociale, a prescindere dall'ISEE, chiaramente sotto certe condizioni. Quello che abbiamo anche voluto aggiungere è che le condizioni di disagio sociale possano essere diciamo, indicate, riportate all'amministrazione, ai municipi, non solo dall'assistente sociale competente, ma anche dal dirigente scolastico, avendone lui comunque la responsabilità all'interno della scuola. Per quanto riguarda i controlli previsti per garantire la qualità del servizio dell'utenza, sono elencati tutti i soggetti e gli organismi preposti al monitoraggio e al controllo della qualità del servizio. Tra questi sono inserite anche le commissioni mensa, è una cosa che diciamo apprezziamo molto, ricordando che queste sono costituite da genitori cittadini di buona volontà che in prima linea possono dare quindi un valido aiuto all'amministrazione, essendo indirettamente fruitori del servizio, ma stando quotidianamente sul territorio. In particolare la commissione mensa viene dedicato un articolo specifico, aumentandone quindi in qualche modo le sue prerogative. Le commissioni mensa quindi, riguardo all'articolo 11 noi abbiamo aggiunto un'osservazione. Riguardo la commissione mensa, dare la possibilità ad essi, dare loro la possibilità di fare controlli riguardo alle condizioni previste, quindi dare la possibilità a tutti questi attori fare controlli anche alle condizioni previste nel capitolato d'oneri e nel contratto di affidamento, relativamente quindi alla qualità e alla quantità delle derrate alimentari fornite, a quelle effettivamente utilizzate, nonché alla soddisfazione dell'utenza anche in ordine al monitoraggio dei menu e della qualità del servizio percepito dall'utenza. Ecco, anche con questo articolo vorremmo soffermarci sull'efficacia dei controlli, vorremmo che effettivamente ci siano tutti gli strumenti e tutti gli attori in grado di poter controllare il servizio fornito. Sempre l'articolo 11, abbiamo voluto inserire anche un nuovo articolo al fine di realizzare, ve lo leggo, al fine di realizzare un efficace sistema di controllo e di tracciatura delle derrate alimentari, le ditte appaltatrici dovranno inviare ai municipi
al municipio di riferimento la necessaria documentazione attestante la fornitura delle derrate ai punti cottura entro la fine del mese successivo alla fornitura stessa. Tale documentazione, conforme all'articolo 18 del regolamento CE 178/2002, dovrà essere inviata anche in caso di spostamento di derrate tra punti di cottura differenti. Questo per poter sempre implementare un sistema di controllo efficace anche sul transito delle derrate e quindi poter avere sempre certezza delle giacenze effettive nelle varie dispense e poter quindi controllare l'effettiva, la giusta, la corretta erogazione di cibi secondo le grammature previste dai menu. Rispetto quindi all'ultimo articolo, quindi le commissioni mensa, il regolamento ne descrive l'ambito di azione che, come anticipato, quindi è stato ampliato anche nelle sue funzioni di vigilanza sul buon andamento del servizio prestato e sulla rispondenza dello stesso servizio ai principi fissati nella Carta dei Servizi di Refezione Scolastica, nonché delle condizioni previste nel capitolato d'onere e nel contratto di affidamento dei servizi di refezione scolastica. Oltre al fatto di poter comunque suggerire all'amministrazione soluzioni innovative sia per una più funzionale realizzazione del servizio, sia per finalizzata all'educazione alimentare degli alunni. Come dicevo prima, le commissioni mensa sono formate da genitori che quotidianamente ispezionano, hanno la facoltà di ispezionare i locali, quindi di visionare il piatto campione, quindi di vedere anche come il servizio all'atto pratico viene svolto. Chiaramente riteniamo che un loro diciamo, impegno nel poter dare una giusta, come dire, giusti suggerimenti sia una cosa positiva. Termino dicendo che, essendo quindi il primo regolamento che disciplina il servizio di refezione scolastica, esso è stato naturalmente mutuato dal capitolato speciale d'appalto in essere e dalla delibera di giunta capitolina numero 20 approvata appunto maggio scorso, ma abbiamo notato che è stato integrato con elementi di novità che vengono appunto dalla conoscenza delle problematiche del servizio e dall'ascolto di cittadini fruitori di questo medesimo servizio. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono interventi? Nessun intervento? Prego consigliere Ciancio. Grazie presidente, grazie consiglieri. È stato più rapido di quello che aveva preventivato il presidente della commissione, che ha relazionato in merito a questo nuovo regolamento sulla refezione scolastica. La refezione scolastica a Roma è stato sempre, a prescindere da chi ha governato, un fiore all'occhiello rispetto all'utenza, rispetto alle commissioni che hanno operato sempre con molto garbo e molta attenzione. Non abbiamo rilevato in questi anni situazioni di particolari disagi, per cui era necessario avviarci verso un cambio di regolamento. La verità è che la causa sostanziale che è avvenuta è quella dell'indirizzo alla predisposizione del bando per la gara d'affidamento, che ahimè al decentramento, ahimè a tutto quello che le scuole potrebbero fare di buono sul territorio, dal 2020, e ne abbiamo già parlato in commissione, avverrà che ci saranno per tutte le scuole gli appalti centralizzati, scelta che può essere, come dire, condivisibile, una scelta di indirizzo, però di fatto alcune scuole del nostro territorio, come ho già detto in commissione, mi dispiace che ieri qualcuno ha avallato in nome di regolamenti, visto che ci avventuriamo a cambiare i regolamenti, che io non potessi mettere a verbale le posizioni che ritenevo giuste, dicendomi lei è uscito dalla commissione
è rientrato, non può mettere a verbale le poche cose che volevo dire insieme al presidente Giannoni, di cui mi sono appuntato attentamente. Io non ho visto nessun articolo del regolamento che mi vieta di rientrare nella commissione, quindi chiedo di fare attenzione poi quando si interpretano i regolamenti, perché il regolamento, io, la mia commissione era, sono titolare di quella commissione, sono uscito e avevo ben diritto di rientrare e dire tutti i punti e tutte le questioni che ritenevo congruenti e corrette. Al secondo punto, su cui ho posto qualche riserva, delle osservazioni, mi viene detto lei non può essere messo a verbale quello che sta dicendo. Cioè, voglio dire, mi sembra, io non l'ho trovato, il regolamento l'ho fatto io, non mi sembra che il regolamento l'abbia fatto qualcuno di 5-6, il regolamento l'ha fatto una commissione che ha lavorato un anno intero. Io mi sono andato a guardare di nuovo il regolamento, non perché io avessi da dire cose importantissime sulle scuole, dico sulla scuola ci vuole buon senso quando si lavora insieme. Ieri mattina il presidente della commissione ne ha avuto modo del mio garbo e della mia attenzione verso il settore. Ho portato dei problemi che sicuramente lui sarà capace di risolvere per quanto riguarda la scuola arte e mestieri, ma tornando nel merito, e mi scuso se ho fatto questa parentesi, vorrei che qualcuno si documentasse in merito a qual è l'articolo, così me lo suggerisce bene e non creo queste disfunzioni, se sono disfunzioni. Poi si è alzato da solo il microfono, quindi mi sembra che rimbomba. Quindi io non ho trovato difficoltà a suggerire e a porre in evidenza alcune problematiche che nascono essenzialmente dal fatto che per me dovevano accogliere l'osservazione che abbiamo già fatto, come dicevo in commissione, sul mantenere in essere la possibilità dell'appalto anche autonomo da parte delle scuole. Noi avevamo alcune scuole che predisponevano il bando per la refezione scolastica e operavano dei risparmi e addirittura operavano meglio. È vero che bisogna migliorarle, darle strutture e dare la possibilità a tutti di avere il segretario amministrativo di DGS scolastico che riesce a fare la procedura, perché di questo si tratta. Qualcuno in commissione ha risposto che le difficoltà di chi fa l'autogestita è che poi non riescono a far pagare all'utenza il pagamento della retta. Io mi sono informato, non ci sono grandi casi sul tale problema, per cui rispetto a questa proposta io ritengo che si vada verso un menù degano. Dobbiamo dare sicuramente quello che serve ai nostri giovani, ai nostri piccoli utenti, non possiamo pensare che la dieta fatta sinora non andava bene, altrimenti mettiamo in discussione i valori che tutta una generazione che dal 2002 in poi, per quanto riguarda la refezione scolastica, è stata attuata in questo pezzo di città e non mi sembra che ci siano stati errori, anzi la comunità europea spesso ha visionato e ha voluto guardare con attenzione a questa capacità di grande, come dire, apertura rispetto a quello che era il panorama dei menù. Io ricordo i menù etnici in cui c'è stata una grossa polemica e l'amministrazione fu costretta a ritirarli, molti ragazzi apprezzavano comunque, ed è giusto un'educazione all'alimentazione corretta. L'uso di prodotti biologici, ma mi sembra che, guardate il capitolato, al tempo quando abbiamo discusso dell'argomento mi è arrivata una nota in cui l'uso dei prodotti era già inserito nel capitolato di gara, per cui, come dire, io mi auguro che questo cambio di passo vada nella direzione corretta, vigileremo, staremo attenti comunque, però mi sembra che
si voglia parlare di regolamenti per, come dire, evitare di parlare poi dei veri problemi che le strutture scolastiche, le mense, i quadri elettrici, le migliorie che possono essere fatte nei luoghi dove i ragazzi consumano i pasti, quelli sono problemi su cui dovremmo discutere e dare più investimenti. Per quanto riguarda questo regolamento, mi fermo naturalmente alla seconda osservazione che il Dipartimento ha posto, su cui non siamo andati avanti, quindi due delle osservazioni fatte dal Dipartimento, non da noi, il Presidente ha ritenuto di scrivere no, poi sul resto naturalmente non ho notizie perché per non fare polemica sono stato costretto ad uscire dalla Commissione, visto che le mie piccole osservazioni sono state alquanto rifiutate. Io sono molto molto dispiaciuto di questo atteggiamento di 5 Stelle. L'ora passata nella Commissione Regolamenti, io sono stato, come dire, propositivo nel ribadire altre cose che non andavano bene. Hanno votato, si è votato comunque il regolamento, ma nella piena legittimità della democrazia, rispettandoli i regolamenti, perché poi se siamo noi i primi a disattenderli succede un patatrac. Io ringrazio e vigileremo su questa proposta, ma onestamente il regolamento si è posto non dà una direzione condivisibile. Nella dichiarazione di voto naturalmente affermerò poi il voto del Partito Democratico. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Prego, consigliere Tosi. Rispetto al regolamento della refezione scolastica, mi sono espresso ieri in commissione negativamente. Trovo più che luce, forse qualche piccola luce c'è, ma moltissime ombre, anche pesanti, rispetto a temi che mi hanno visto sempre fortemente indirizzato, come quello del decentramento della partecipazione. Anche quando parliamo di decentramento e partecipazione, chiaramente possiamo parlare anche di discorsi di autogestione. Questo è un appalto che va verso, a parte ecco, il discorso dell'indirizzo e del rispetto sia sociale, sia religioso e sia culturale del regolamento, voglio dire, sia nell'appalto centralizzato e sia nel discorso dell'autogestione che cesserà dal 2020, io penso ecco, che rispetto a questo c'è stato un attacco forte a quello che è il discorso del decentramento. Anche ecco, rispetto all'autogestione che per me ha ben funzionato in questi anni, ha visto anche positività in quanto spesso, anzi io direi sempre, chi ha gestito il servizio ha anche contribuito al migliore funzionamento con opere o altre cose della scuola. Perciò ecco, la non attenzione rispetto al decentramento e la non attenzione rispetto all'autogestione non ci può far esprimere una considerazione positiva rispetto al regolamento. Voglio dire, siamo assolutamente contrari. Qualche luce, ho detto, ci può essere, c'è, rispetto ad esempio, e l'ha ribadito il Presidente della Commissione, rispetto, che io penso molto importante, il ruolo della Commissione Mense, il discorso del controllo del capitolato da parte dei genitori, lo vedo un fatto positivo, cioè quello assolutamente del controllo delle mense rispetto
a un controllo generale che io penso sia importante, e questo lo chiediamo con forza, la puntuale rilevazione delle presenze, le entrate, le uscite, le variazioni del menù richiedono un'attenzione particolare non solo da parte della commissione delle mense, ma anche soprattutto dal municipio, che deve fare controlli a campione importanti, in modo che, ecco, questo servizio sia sempre sotto i riflettori del municipio, perché possa dare risposte positive rispetto all'erogazione di questo servizio. E perciò, come ha ribadito anche il consigliere che mi ha preceduto, il rispetto della qualità, della quantità, ecco un altro punto importante da ribadire, il discorso della qualità percepita rispetto alla soddisfazione dell'utenza. Anche questo è un modo importante per capire come funziona il servizio e per fare dei correttivi rispetto a questo e per dare una risposta positiva rispetto alla riflessione scolastica, che è un momento importante della vita scolastica, da parte del municipio. Perciò, ecco, voglio ribadire, poi farò un breve intervento rispetto a questo, il voto negativo di Roma Popolare, proprio per soprattutto un attacco al decentramento, e perciò quando si attacca il decentramento si attacca la partecipazione. Anche, io penso, un momento importante che deve essere posto al centro nella vita sociale, anche il momento dell'autogestione, che io penso sia un fatto che rientra sempre nel discorso importante della partecipazione e che vediamo in questo regolamento purtroppo umiliato. Grazie consigliere, altri interventi? Prego consigliere Candigliota. Grazie presidente. Allora, ho sentito affermazioni veramente assurde. Vede presidente, le dico una cosa, no? Tutto quello che succede dentro una commissione è verbalizzato dalle segretarie, perché così è la funzione tecnica. Quando si dice che uno fa delle osservazioni, le osservazioni rimangono osservazioni, ma scritte dentro un verbale, perché ci sono. In questo caso a me non risulta quello che viene esposto in quest'aula, neanche dai verbali. Quindi di che cosa stiamo parlando? Se poi alcune persone fanno delle loro manifestazioni, ciò non vuol dire che sia l'ordine del giorno e le regole. Ora, che cosa le sto dicendo con questo? Che se fino a che non c'è un'ufficialità, le parole rimangono parole, ok? È una scusante allora? La domanda è questa, per andarsene? E io allora a questo punto devo pensare di sì. Vede, l'ufficialità non c'è mai stata di questa cosa, quindi nessuno ha mai detto che bisogna che chiunque viene dopo, che ritorna da una cosa, perché ricordo che si è passati da una commissione a un'altra commissione per poi ritornare a un'altra commissione, questa è stata la prassi. Ora, nessuno ha mai detto che quella persona non poteva esprimere i propri giudizi o non poteva metterli a verbale, quindi avrebbe potuto esprimerle tranquillamente, fino a che non c'era un'ufficialità della cosa e scritta su un verbale. Allora che faccio? Se io dico casca l'asino, tutti a guardare in aria? No, non credo, fino a che non c'è. Allora, la domanda è questa, arrivo al succo, cioè bisogna dare per le supposizioni, bisogna prendere le supposizioni, quindi basta che entra uno che vaneggia e dice delle cose, allora uno prende per esempio quella, oppure si usano come scusante perché
si ha altro a che fare. Non solo, ma ricordo che entrando e uscendo si sono presi due gettoni. Grazie. Grazie consigliere. E altri interventi? Prego consigliere Ciancio. Però lei è già intervenuto però. Non posso. In dichiarazione di voto magari. Grazie. Allora, altri interventi ce ne sono? No? Allora passiamo alla dichiarazione. Ah, prego, sì, prego. Se non ce ne sono altri, volevo chiudere. Allora, intanto approfitto per questo mio intervento per puntualizzare alcune cose. Allora, intanto l'affermazione che ho sentita, insomma, non mi sembra poi che all'atto pratico abbia avuto, come diceva prima il consigliere Candigliota, non mi risulta di aver cacciato dalla commissione alcuno. Ripeto, esistono gli atti ufficiali di verbale, quindi ho visionato e ho firmato il foglio presenze e risultavano appunto registrate un primo ingresso e un secondo ingresso, come vuol dire, è possibile fare ed è stato fatto. Per cui mi sembra che veramente sia stato fatto un appunto di alcun rilievo concreto. Per quanto riguarda il regolamento, diciamo che questo è un regolamento nuovo, che non esiste ad oggi un regolamento di refezione scolastica, è stato fatto con la finalità di portare verso la parte politica, quindi quelle che sono le prerogative di indirizzo, la possibilità di dare indirizzi politici anche sul servizio di refezione scolastica. Attualmente ricordo che i nuovi bandi sono fatti dai dipartimenti su indicazione di linee guida della giunta. Sappiamo che la giunta è fatta di persone non elette, in qualche modo hanno la responsabilità di attuare gli indirizzi, oltre ad avere chiaramente propria autonomia nel fare, però proprio perché è importante che la parte di indirizzo di un atto passi comunque alla parte politica, il regolamento coglie questo aspetto. Per quanto riguarda, ho sentito molta, anche in commissione ne abbiamo parlato, riguardo il punto in cui si cita la delibera di giunta del 2007, che secondo cui il servizio di autogestione e la modalità di fruizione del servizio in autogestione cesserà. Beh, questo ne abbiamo già parlato. Io, come gli altri commissari, non siamo del tutto d'accordo, lo abbiamo espresso quando abbiamo discusso la proposta di delibera di giunta all'inizio anno. Però intanto la delibera è stata approvata con questa clausola, quindi la cessazione dell'autogestione al 2020, per cui non è che possiamo esprimere un parere negativo ad un dato di fatto, lo abbiamo espresso nella delibera in cui potevamo farlo. Questo è un regolamento che recepisce un dato di fatto approvato dall'Assemblea Capitolina. Ora però mi preme anche a questo punto, con l'occasione, ricordare un fatto, che questa clausola sul termine della modalità, quindi sulla necessità di togliere l'autogestione, non è che è un fatto non è una prerogativa dei 5 Stelle, ma viene fuori da una delibera di giunta capitolina, la 194 del 2014, cioè recepisce un suggerimento della giunta Marino, assessore Cattoi, in cui sostanzialmente
è una delibera che ha come oggetto l'approvazione del piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale, cioè è una delibera in cui si dice cosa fare, che tipo di spending review bisogna porre in essere per poter rientrare dei debiti, dei tantissimi debiti, no? Che aveva Roma Capitale già nel 2014. Ebbene, al pagina 44, quando si parla del Dipartimento Politiche, Servizi Educativi e Scolastici, tra le leve di razionalizzazione troviamo scritto, ve le leggo perché non è che ci inventiamo nulla, alla luce di quanto sopra esposto, le leve di razionalizzazione proposte nel breve periodo consistono da un lato nella razionalizzazione degli stanziamenti di bilancio a seguito dei ribassi ottenuti sulla gara centralizzata e dall'altra nella riduzione dei fondi previsti per le scuole in autogestione a seguito del minor numero di passi erogati attraverso tale modalità. Nel medio-lungo periodo occorre valutare la possibilità di eliminare o ridurre la modalità di espletamento del servizio in autogestione. Tale possibilità comporterebbe importanti vantaggi sia in termini di risparmi derivanti dall'ottenimento di economie di scala che di riduzione del costo amministrativo per la gestione dei contratti e delle procedure di gara, con un incremento della qualità del servizio offerto derivante da una gestione unitaria dello stesso. Questo lo dice il Dipartimento nel 2014, essendo sindaco Ignazio Marino ed essendo assessore Alessandra Cattoi, quindi non è che ce lo inventiamo, è esattamente ciò che è stato rilevato nel 2014 e che è necessario fare in presenza di ingenti debiti. Allora, è chiaro che il servizio in autogestione nato nel 97 ha portato dei benefici, ma poi si è visto evidentemente che non si era più in grado di sostenerlo. Quindi noi recepiamo ciò che una precedente, e mi fa specie che il Partito Democratico non abbia poi avvallato ciò che esso stesso ha in qualche modo ha proposto e ha stabilito con delibera di giunta capitolina. Quindi questo è quello riguardo l'autogestione. Ora, per quanto riguarda poi l'effettiva efficacia, o meglio gli effettivi, diciamo, vantaggi per le scuole, in realtà siamo andati a vedere in una commissione di marzo, abbiamo invitato delle scuole che ci hanno raccontato che il presunto vantaggio economico per una gestione delle mense, della mensa scolastica interna alla scuola di circa 40.000 euro previsti, in realtà all'atto pratico si riduce a pochissimo, un paio di migliaia di euro, e in alcune scuole che da quest'anno hanno rinunciato all'autogestione si è visto che non c'era neanche un minimo avanzo, ma c'era addirittura un disavanzo, per cui molte delle scuole che ancora avevano l'autogestione sostanzialmente vi hanno rinunciato. Quindi sostanzialmente teoricamente l'autogestione porta benefici, ma all'atto pratico si è visto che per varie condizioni a contorno ciò non è, e quindi la delibera che sancisce la fine dell'autogestione al 2020 sostanzialmente non fa altro che cogliere questi aspetti e andare nella direzione che precedentemente era stata indicata. Per quanto riguarda il menù vegano, non si tratta di un obbligo, ma di una opzione, di una possibilità, cioè esistono dei cittadini che liberamente scelgono di avere un'alimentazione vegana assumendosene tutti i rischi, qualora ve ne siano. Allora la scuola cosa fa? Deve ignorare, il municipio, il comune cosa fa? Deve ignorare questa scelta autonoma e personale di parte dei cittadini? Secondo me è sbagliato, deve invece prenderne atto, mettendo in atto tutte le possibili azioni per assicurarsi che vi sia una consapevolezza e che non vi sia un danno naturalmente per il bambino, ok? Di cui, ripeto, la patria potestà rimane sempre in capo ai genitori. Per quanto riguarda quindi il regolamento, non è che è un nuovo regolamento, no, che deve per forza introdurre elementi di novità, la novità sta nella forma amministrativa stessa.
Poi abbiamo visto che esistono poi all'interno alcuni elementi di novità. Consigliere, cortesemente, cortesemente se si avvia la conclusione, grazie. Certo, volevo concludere a proposito del decentramento, che è vero che può sembrare che l'autogestione, no, vi ponga un limite, ma in realtà il decentramento non è legato alla scuola, il decentramento è legato al municipio. Magari altre sarebbero le azioni di decentramento che andrebbero fatte, le abbiamo indicate come osservazioni nella delibera precedente, ma sostanzialmente non mi sembra che con la fine dell'autogestione si ponga un limite al decentramento. Ricordiamo che comunque sia l'autogestione è sempre un qualcosa in carico all'amministrazione delle scuole, che sfugge anche un po' a quella del municipio. Quindi in linea di massima io ritengo che questo regolamento possa essere un buon inizio per apportare poi successivamente ulteriori migliorie. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Non è possibile, perfetto. Abbiamo concluso. Passiamo in dichiarazione di voto, grazie. Dichiarazioni? Prego, consigliere Ciancio. Grazie Presidente. Giusto due parole in dichiarazione di voto, intanto per dire che la mia convinzione è ferma rispetto alle migliorie che potevamo attuare per un decentramento, per un controllo più diretto sui menu, poteva essere preso una strada diversa. Per quanto è stato detto da qualche consigliere, ribadisco che comunque non è che un consigliere se fa due o in un giorno due commissioni vuol dire che prende di più degli altri o i gettoni in più. Noi arriviamo a 20, 22 gettoni per commissioni, però percepiamo consigliere sempre, mi scusi, si attiene alla dichiarazione di voto, è stato detto questo in commissione e in consiglio, per è una dichiarazione di voto, sia gentile, si attenga alla dichiarazione, grazie. La dichiarazione di voto, quindi devo assolutamente riaffermare una questione importante: l'accesso agli atti, la partecipazione ad altre commissioni. Noi siamo di numero inferiore in termini di consiglieri, per cui è così che si deve fare. Se si ritiene di partecipare, consigliere al Ciancio, voto e alla sia gentile, sulla, si attenga, sto parlando della scuola. Me lo poteva chiedere prima di intervenire. Ho provato a chiedere sia a nome gentile, personale a chiedere prima perché sono stato no, a citato. Nome personale non l'ha chiesto, quindi sia gentile, cortesemente si attenga alla dichiarazione bene, di voto. Rispettiamo il regolamento, rispettiamo grazie. Allora, se rispettare i regolamenti vuol dire rispettarli sempre. Io penso che quando scioglierà la neve si vedranno i risultati del lavoro di ognuno di noi, in commissione e in consiglio. Ritengo che il lavoro e il supporto che do nelle commissioni, ognuno poi è libero di valutarlo, ma bene, consigliere, la prego, sia gentile, mi dà la sua dichiarazione di voto? Grazie, guardi, altrimenti io le devo togliere la parola. Voto, spesso le dichiarazioni di voto durano tre minuti, ma si deve attenere, sia gentile, si deve attenere alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto e devo fare una premessa rispetto a quello che stiamo votando. Bene, stiamo votando il parere. Ma lei l'intervento già l'ha fatto, consigliere, la prego. Ma che devo dire, voto sì, voto no? Esatto. Esatto. Bene, allora vogliamo rivedere tutte le volte che i consiglieri hanno fatto hanno consumato minuti in più rispetto a quanto ce gliene consigliere aspettavano. Si sono bene, attenuti all'argomento. Benissimo, il regolamento, ripeto. Sia gentile. Guardi, allora, uno stile che non si addice a un... Quindi, ripeto, la proposta che stiamo votando... Ripeto, non merita assolutamente un atteggiamento che possa essere condivisibile con chi nel settore, qualcuno ripeteva il 97 perché non si è lasciato, non si è proibito l'appalto in autogestione, si è data libertà comunque per l'autogestione, c'erano tutte e due le possibilità, quindi
chi la scuola che aveva autonomia a fare l'appalto autonomo riusciva a farlo, ma adesso che dal 2020 si procede con questa unica direzione mi sembra alquanto scorretto. Avremo modo di parlarne sicuramente in seguito, perché avrei voluto soprattutto che alcune criticità dei piatti che tuttora vengono serviti anche con questo nuovo regolamento continueranno ad essere dei fallimenti. Mi riferisco soprattutto a varie porzioni di primi piatti che vorrebbero somministrare ai piccoli utenti. La polemica siffatta io la trovo alquanto sconcertante. Il Partito Democratico controllerà nel merito ogni angolo di questa azione che la Giunta vuole percorrere, perché è sotto gli occhi di tutti che ci sono tanti problemi su cui dovremmo porre attenzione, e soprattutto la Giunta che si occupa di regolamenti. Consigliere, sia gentile, concluda. Concludo. È andato oltre 3 minuti. Il voto, grazie. Netto di contrarietà a questo regolamento e a questa tipologia di bandi che vengono effettuati dal Campidoglio in modo autonomo. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Prego, consigliere Toti. Ho ribadito nell'intervento il voto negativo. Ho parlato dell'autogestione, è un discorso che riguarda la sussidiarietà orizzontale, è un discorso di partecipazione importante, io penso, il discorso della partecipazione della gente nell'erogazione dei servizi pubblici attraverso l'autogestione. Perciò voglio dire, a parte tutti i discorsi che si possono fare, è un momento quello dell'autogestione, della partecipazione dei cittadini, che io penso di condividere, e il municipio penso dovrebbe sostenere un discorso di questo tipo. Poi la contrarietà all'appalto centralizzato, perciò il voto negativo. Prego, altre dichiarazioni? No. Perfetto, allora passiamo alla votazione. Però c'è... No, prego. Va bene. Allora. Allora, se non ci sono altre dichiarazioni, passiamo alla votazione. Favorevoli? Vabbè, chiaramente anch'io. Contrari? Tutti. Astenuti? Nessuno, ovviamente. La delibera viene approvata con 12 voti favorevoli, 5 contrari, nessuno astenuto, grazie. Lascio la presidenza alla presidente Elisa Zidoli, grazie. Allora, sono state fatte le copie? Ci sono copie? Sì, le abbiamo fatte. È per loro. Sì. Allora, passiamo subito al secondo punto all'ordine dei lavori di oggi, che è la proposta di deliberazione per espressione di parere sulla proposta numero 56 del 2017, protocollo numero RC
18617 del 2017, il regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli. E prima di aprire la discussione su questo punto, informo i consiglieri che è stato presentato un emendamento a nome Tripputi, quindi a nome della consigliera Tripputi, c'è un emendamento aggiuntivo alla delibera di espressione di parere. Non so se sono state già fatte le copie, sono state già prese, perfetto, benissimo. Allora apriamo la discussione, poi a termine della discussione, come al solito, ci sarà la presentazione dell'emendamento, la votazione dell'emendamento e poi la votazione della delibera. Interventi? Primo intervento, consigliera Tripputi. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, buongiorno. Questa proposta di deliberazione, avente per oggetto regolamento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, è stata discussa in commissione. Regolamenta lo svolgimento dei mercati, così come previsto dal decreto legislativo 114/98 e 228 del 2001, che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli, cosiddetti farmers market, suddividendoli in mercati agricoli comunali a vendita diretta e mercati agricoli a vendita diretta, che chiameremo i primi MACVD e i secondi MABD. Stabilisce per gli imprenditori singoli o associati l'iscrizione al registro delle imprese. Voglio premettere che questa proposta di delibera l'abbiamo letta in commissione integralmente, quindi abbiamo analizzato articolo per articolo. Il MACVD esercita su area pubblica o su area privata cui Roma Capitale abbia la disponibilità e viene istituito mediante procedura ad evidenza pubblica. Il MABD opera su un'area privata e viene istituito previa comunicazione presentata dal soggetto proponente. I farmers market sono già una realtà sul territorio e quindi necessitava una regolamentazione. Questo al fine di garantire ai cittadini l'acquisto di prodotti agricoli di qualità, di prossimità, tipici del territorio e provenienti da filiera corta e agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale. La finalità è anche di diffondere la cultura alimentare armonizzata da cibi stagionali delle produzioni agroalimentari del territorio. Voglio puntualizzare che i prodotti agricoli che verranno immessi in questo percorso saranno prodotti provenienti dal territorio della Regione Lazio. Sostenere le imprese agricole locali, consolidare la filiera agroalimentare locale gestita direttamente dagli imprenditori, tutelare l'origine e la tracciabilità dei prodotti agricoli, ridurre i tempi e i passaggi intercorrenti tra la produzione e la vendita dei prodotti agricoli, disciplinare il rapporto tra Roma Capitale e raggruppamenti di imprenditori agricoli. Ci sono altri articoli molto interessanti, come l'articolo 7 sulle procedure di selezione per individuazione del gestore MACVD, che l'istituzione dei MACVD viene effettuata tramite avviso pubblico. Nell'avviso pubblico devono essere in ogni caso riportati l'ubicazione del MACVD, quindi del mercato comunale, la planimetria e gli estremi catastali dell'area del MACVD, la proposta di convenzione per la gestione dei MACVD, perché ad oggi mercatini che come noi vediamo sorgono sul nostro territorio non hanno alcuna regolamentazione e soprattutto non hanno una convenzione. Quindi non c'è una sorta di disciplina di vendita. E altra cosa importante, l'articolo 8, requisiti di partecipazione.
A mio avviso ne abbiamo anche parlato e è un articolo abbastanza approfondito, che approfondisce diciamo questa questione. Al fine di garantire la varietà dell'offerta, nell'avviso pubblico può essere richiesto una quota di imprenditori agricoli che venda specifiche tipologie merceologiche. Agli imprenditori agricoli è vietata la partecipazione in più raggruppamenti, quindi significa che devono partecipare ad un solo raggruppamento, quindi ad un solo mercato. Il numero minimo di imprenditori agricoli raggruppati deve corrispondere al numero dei posteggi presenti nel MACD. Il numero massimo di imprenditori agricoli raggruppati è stabilito nell'avviso pubblico. Poi abbiamo l'articolo 9, gli obblighi del soggetto gestore. Il soggetto gestore deve garantire la partecipazione al mercato degli imprenditori agricoli facente parte del raggruppamento. Il soggetto gestore deve operare in conformità e secondo le disposizioni della successiva convenzione stipulata con l'amministrazione. Al soggetto gestore è fatto l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, restituire alla scadenza della convenzione i locali e aree integri e nelle stesse condizioni iniziali, utilizzare il mercato nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia di sicurezza, rispettare le disposizioni previste nel bando. Quindi, come vedete, sono delle azioni che vanno a non solo a disciplinare, ma a tutelare anche l'utenza che visiterà appunto questi mercati. Come avevo detto precedentemente, i mercati vengono suddivisi in due categorie, i MACVD, che sono i mercati comunali, e i MAVD, che sono i mercati su area privata. I MAVD vengono istituiti previa comunicazione presentata dal soggetto proponente in qualità di soggetto di coordinamento e gestione al Dipartimento competente per materia e al Municipio competente per territorio. L'istituzione del MAVD deve essere comunicato all'Assessore dell'Agricoltura della Regione Lazio. Secondo appunto il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 2007. Ovviamente in questa comunicazione il proponente certifica di possedere la necessaria documentazione prevista dalle norme vigenti. Ovviamente il disciplinare del mercato deve contenere l'ubicazione del mercato, il nome identificativo del mercato, l'elenco degli imprenditori agricoli, i giorni di apertura al pubblico e i relativi orari, gli orari al di fuori dell'apertura al pubblico durante i quali sono svolte le operazioni, le eventuali iniziative programmate durante l'anno da svolgersi all'interno del mercato. Questo è una chicca di questo articolo, che troviamo anche per quanto riguarda l'istituzione dei MACD, e lo troviamo anche sulla delibera 30 del 2017, cioè che si stimola, si dà impulso a questi raggruppamenti, a questi mercati, anche a svolgere delle attività culturali, manifestazioni culturali, proprio per far conoscere e sensibilizzare l'utenza. Questa proposta in commissione è stata votata favorevolmente con un solo astenuto. Grazie. Ci sono altri interventi? Mi sembra di capire che non ci sono interventi. A questo punto, se non ci sono interventi, passerei alla presentazione dell'emendamento, sì. Chi lo presenta? Lei, consigliera Triputi, l'ha presentato? Bene. Sì, Presidente, io la notte porta consiglio. Ho riflettuto rileggendomi ovviamente la delibera, e quello che non è emerso in commissione, che ahimè invece è emerso a me,
è all'articolo 6,1, dove dice: i MAD sono istituiti con deliberazione di assemblea capitolina, sentiti i municipi, anche su proposta delle associazioni, eccetera, eccetera. Ecco, ricordo che c'è una delibera, la 30 del 2017, la quale attribuisce le competenze appunto dei mercati al municipio e agli uffici competenti. Quindi io vorrei aggiungere tra le osservazioni appunto della proposta di della delibera appunto sull'espressione parere, vorrei aggiungere questa ulteriore osservazione. Ovviamente in tutti gli articoli dove compare appunto la parola dipartimento, sostituirla con la parola con la dicitura appunto municipio e uffici competenti. All'articolo 11 della delibera 30 del 2017 si dice appunto questo: competenze nel rilascio di concessioni e autorizzazioni. Stabilisce che la concessione per i posteggi di cui all'articolo 4,1 lettera A, B, C, E, F e la relativa autorizzazione sono rilasciati dai municipi competenti per territorio a seguito di un avviso pubblico. Quindi io ritengo fare questa osservazione, me ne assumo le responsabilità, e questo è quanto. Grazie. No, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, mi dica, consigliera? Volevo, mi ero dimenticata di dire precedentemente che la proposta di... Beh, non si potrebbe fare, l'intervento è concluso. Vabbè, allora niente, perché c'era stata un'osservazione che... Magari in dichiarazione di voto. Perfetto, può riavere la parola. Allora, se non ci sono interventi, a questo punto direi di votare l'emendamento. Favorevoli all'emendamento? Contrari? Astenuti? Bene, emendamento approvato con 12 voti con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. E a questo punto direi di passare alla dichiarazione di voto sulla delibera, che ricordo porta espressione di parere favorevole ed è stata emendata con questa osservazione appena aggiunta. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono, consigliera Tripputi? Le ricordo 3 minuti. Sì, volevo solamente dire che questa delibera noi del Movimento 5 Stelle votiamo favorevolmente. E volevo solo puntualizzare che all'articolo 13 noi abbiamo fatto un'osservazione al comma 1 per quanto riguarda controllo e sanzioni. Prima della parola l'amministrazione aggiungere la seguente dicitura: fermo il vigente sistema di controllo e sanzioni che abbiamo comunque stabilito in commissione tutti quanti i commissari. Quindi mi premeva ribadire questo. Quindi noi del Movimento 5 Stelle votiamo favorevole. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Passiamo a questo punto alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi stesso risultato. La viene quindi approvata con 13 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Successivo.
Il punto successivo è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Di Biase, Pelonzi, Palumbo, Corsetti, Baglio, Tempesta, Piccolo e Giachetti, regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata, protocollo numero RC/20763 del 2017. Relatore su questa, consigliere Pompei. Sì, grazie Presidente. Allora, questa è, per quanto riguarda i beni sequestrati alla mafia, è la terza proposta che ci viene dal Campidoglio. Sono già passate quelle di Politi e di Celli che abbiamo, ovviamente, sulle quali abbiamo espresso parere negativo. Anche in questo caso, ecco, io vorrei essere molto, molto sintetico. Abbiamo espresso in Commissione parere negativo. E basta leggere, così resta un intervento il mio piuttosto asettico, ciò che ha scritto il Dipartimento Patrimonio dando il parere ridicolo all'articolo 49 del TUEL. Si ritiene innanzitutto opportuno evidenziare che la proposta di che trattasi non contempla il coinvolgimento delle strutture capitoline nella fase di ricognizione della manifestazione di interesse. È importante sottolineare nel merito che la complessità dell'acquisizione e della successiva gestione dei beni confiscati richiede la definizione di procedure puntuali e la capillare individuazione dei soggetti interessati al fine di non incorrere in situazioni comportanti profili di inefficienza e di inefficacia del correlato procedimento che potrebbero concretizzare, come peraltro rappresentato dall'Agenzia Nazionale per le Vie Brevi, in caso di mancato impiego dei beni o di errata applicazione delle procedure per il suo utilizzo, la riacquisizione dei cespiti da parte dell'agenzia stessa con evidenti profili di danno erariale. Tale carenza viene ulteriormente comprovata dal procedimento proposto per la gestione dei beni confiscati, previsto interamente in capo all'ufficio beni confiscati, le cui competenze, in quanto ufficio incardinato nel servizio acquisizione del Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione, afferiscono al procedimento di acquisizione degli immobili e al monitoraggio dell'impiego degli stessi, e non già agli aspetti gestionali che il trasferimento dei beni al patrimonio capriatino comportano. Tali aspetti gestionali, infatti, sono di competenza della struttura capitolina che, nel manifestare l'interesse all'acquisizione dell'immobile, propone anche il progetto di utilizzo dello stesso. Si rileva altresì che la procedura di cui all'oggetto palesa un evidente interesse in merito all'utilizzo degli immobili di cui trattasi per i fini lucrativi, la qualcosa appare in contrasto con la vigente normativa che, di contro, contempla tale finalità esclusivamente in via residuale. Si rileva infine, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sia una ridondanza nella previsione della commissione competente all'espressione del parere, propedeutica alla deliberazione dell'Assemblea Capitolina di acquisizione al patrimonio degli immobili di cui trattasi, sia alla carenza di alcuni aspetti amministrativi e gestionali, con particolare riferimento all'individuazione delle finalità del regolamento de quo, la fase istruttoria del procedimento per la ricognizione della manifestazione di interesse, la procedura di immissione in possesso e consegna dei beni, le condizioni relative all'impiego ai fini ablativi dei cespiti acquisati, attesa la natura indisponibile del patrimonio immobiliare acquisito. Alla luce di quanto esposto, il Dipartimento Patrimonio esprime parere negativo. Non essendo stato in commissione possibile evidenziare o rilevare beni che elementi o che attenuassero queste osservazioni, è chiaro che la commissione ha espresso parere negativo. Tutto qui. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Quindi a questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Ah sì, ricordiamolo, sì. Allora, il parere è contrario, quindi si vota favorevole a questo parere. Ok. Chi è favorevole al parere contrario? Contrario. Astenuto? Bene, la delibera passa con gli stessi, è approvata con gli stessi voti di prima, quindi sono 13 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. Manca Candigliota, bene, quindi sono 12. 2 contrari e 3 astenuti. Ok.
passa con 12 voti favorevoli. I contrari erano 2 e gli astenuti 3. Passiamo all'ultimo punto all'ordine dei lavori di oggi, perché ricordo il punto 5 sarà solo l'approvazione dei verbali. Allora, l'ultimo punto è la proposta di deliberazione per espressione parere sulla proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Giachetti, Piccolo, Palumbo, Baglio, Celli, Pelonzi e Corsetti, adozione del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Protocollo numero RC/16897 del 2017. Chi fa la relazione? Consigliere Pompei. Sì, anche questa proposta è passata in commissione la commissione ha espresso parere negativo. Sulla base del parere negativo già espresso dalla Ragioneria Generale al Segretariato, in quanto la Commissione esprime parere non favorevole e fa riferimento all'articolo di legge non citata per la verità nel regolamento, ma che comunque, nella quale comunque ricade tutto il contesto, il regolamento stesso. Cioè dice ciò in quanto l'articolo 190 del decreto legislativo riconosce un unico vantaggio economico agli eventuali interessati, cioè cittadini attivi, gli enti territoriali individuano riduzione o esenzione di tributi corrispondenti al tipo di attività svolta dal privato o dall'associazione, ovvero comunque utile alla comunità di riferimento in un'ottica di recupero del valore sociale, della partecipazione dei cittadini. A questo punto soltanto vorrei, a titolo soltanto esplicativo e non di commento, vorrei rammentare qualcosa. Cioè nel 2001, quando venne modificato l'articolo 118 della Costituzione e venne inserita la possibilità di intervento del cittadino nella pubblica, nelle attività di pertinenza della pubblica amministrazione, a un certo punto venne gettato un po' il cuore oltre l'ostacolo, venne stabilito le possibili forme di partenariato, ma fu un atto politico. In quale forme giuridiche rientravano poi e quali erano le norme giuridiche cui si tenevano a tenere, che bisognava applicare per dare concreta vita, concreta esistenza a queste forme di partenariato? L'unica normativa che poi troviamo, o meno quello riassuntiva delle norme stravaganti prima esistenti, è il decreto legislativo del 18 aprile 2016, numero 50, quello sugli appalti, dove oltre agli appalti regola anche, nonché il riordino della disciplina vigente in maniera di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. In questo caso vengono previste una serie di attività che vengono classificate nella parte quarta della normativa, che parla del partenariato pubblico-privato e contraente generale. Tra questi abbiamo il cosiddetto baratto amministrativo, che già abbiamo visto in una precedente occasione, che è una delle forme di partenariato, ma non l'unica. La ragioneria, ovviamente, malgrado il regolamento non faccia mai riferimento a disposizioni di legge, ma parli soltanto genericamente di patti sociali, di atti amministrativi di natura non autoritativa, a un certo punto inquadra immediatamente l'argomento nell'articolo 190, cioè come forma di baratto amministrativo. E inquadrandolo così giustamente rileva, cioè attenzione, il partenariato prevede soltanto delle riduzioni di imposte corrispondenti e non gli altri benefici che eventualmente contempla il regolamento. Il punto è questo regolamento, di cui lo scopo, gli indirizzi, cioè la volontà è ampiamente condivisibile, e a un certo punto però non si sa come ben inquadrarlo, manca in effetti, la struttura c'è, un regolamento dovrebbe fare in modo di dare concreto attuazione all'iniziativa inquadrandola nelle norme di legge vigenti, cosa che in questo non accade, è soltanto una manifestazione, lo vedrei più come una manifestazione di intenti e di principi politici che però con il mancato riferimento alla normativa a un certo punto restano tali, non hanno una concreta attuazione.
tutto qui, altro non c'è da dire. In effetti bisognerebbe trovare il modo di inquadrare questi regolamenti nelle forme di partenariato pubblico di cui la legge 50. Credo, dal punto di vista descrittivo, credo di aver finito, poi eventualmente ci sono altre cose, interverremo dopo. Grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, si passa alla votazione. Il parere è negativo. Ricordiamolo, è contrario. Favorevoli alla delibera con parere di negativo contrario. Il parere è negativo, quindi contrario. Scusate, mattinata difficile. Contrari al parere contrario. Astenuti. C'è una differenza nei numeri, quindi aspetto. Allora, 13 favorevoli. 13 favorevoli, poi se ben ricordo sono 3 contrari e 3 astenuti, quindi la delibera viene approvata con 13 voti favorevoli. Ricordo che l'ultimo punto era l'approvazione dei verbali numero 22 e 23 delle sedute del Consiglio del Municipio del 22 giugno e del 4 luglio 2017. Sono stati disponibili in segreteria per visione, quindi si ritengono approvati. Grazie. La seduta si conclude qui e sono le ore 10:32.